trovate a tutti. Dunque il 2021 si sta per concludere, passando tra le consegne al nuovo anno, un potente anticiclone di matrice nordafricana. I festeggiamenti di Capodanno trascorreranno quindi in un'atmosfera irreale per via della mitezza, davvero inusuale per il periodo. Stanno invece un po' più con i piedi per terra gli amici padani, avvolti dalle nebbie e anche da un po' di freddo umido. Nel frattempo, come una grande onda del mare giunta in prossimità della spiaggia, questo ripido anticiclone, forse proprio per la sua troppa veemenza, andrà però presto ad infrangersi, finendo nel giro di qualche giorno appiattito al di là del Mediterraneo. Tra il 5 e il 6 di gennaio infatti è previsto il transito sull'Italia di una debole perturbazione atlantica, la quale risveglierà l'inverno o perlomeno restituirà al tempo una parvenza di normalità con un clima più consono al periodo. Non sono quindi al momento previste ondate di freddo e di neve entro l'Epifania, teniamo a sottolinearlo per dissociarci ancora una volta dalla malinformazione, tuttavia quello sarà il punto zero dal quale la stagione dovrà certamente rimettersi in discussione e decidere il da farsi. C'è poco da aggiungere alle previsioni in dettaglio, guardate, festeggiamenti di Capodanno sotto cieli stellati e poi in giornata qualche nube bassa in Liguria e le solite nebbie padane in parziale sconfinamento lungo le coste adriatiche. Le temperature le potete controllare anche voi stessi rendendovi conto che siamo certamente al di fuori da ogni logica invernale. Domenica 2 gennaio situazione invariata, forse qualche annuvolamento basso in più lungo il Tirreno, ma con tendenza al transito di velature ad alta quota al nord e poi anche al centro. Infine l'inizio della prossima settimana con il graduale cedimento dell'alta pressione che consentirà l'inserimento di modeste nuvolosità, un lieve incipiente calo delle temperature in montagna e qualche precipitazione nella giornata di martedì lungo la cresta alpina, ma con quota neve ancora piuttosto elevata, sopra i 1600-1800 metri. Era l'ultimo appuntamento video dell'anno, grazie a tutti per averci seguito, grazie della vostra fedeltà, a tutti voi e ai vostri cari vanno i nostri più sinceri auguri per un felice 2022. Buona fine e buon principio d'anno da Luca Angelini.